con Padre Pio tra alcune celle dell'allora clausura del convento di San Giovanni Rotondo, ecco, nella Sala San Francesco, luogo di incontro con Padre Pio, qui oggi per raccontarvi quello che un suo figlio spirituale, Padre Giambattista Lo Monaco, ha raccontato. Lui ha segnato una serie di date nel suo diario, dove c'erano delle precise richieste a Padre Pio, i vari incontri e soprattutto le rassicurazioni di Padre Pio sul suo futuro. Ce lo racconta Padre Marcellino. 23 aprile del 39, nel coro del convento. Io dico al padre, scrive Padre Giambattista, il cielo è coperto, padre. Speriamo di non sentire i tuoni e non vedere lampi. Io mi spavento. E Padre Pio disse, non ti spaventare, Padre Giambattista, non morirai fulminato. Nel frattempo scendiamo in giardino, ci viene incontro un grosso cane, il famoso cane del convento. E Padre Pio mi fa scudo. E lui disse, mettiti dietro di me, di questo devi aver paura, non dei fulmini. 3 marzo. Racconto al padre, 3 marzo 1940, racconto al padre lo spavento avuto del terremoto a Palermo, perché padre Giambattista era siciliano, e il padre disse, stai tranquillo, non morirai sotto le macerie. Ancora, stessa giornata, dovendo partire per l'America, lui fece questa battuta, potremmo dire proprio così, e disse, padre, non vorrei finire come Giona nel ventre di una balena. E Padre Pio rispose, non temere, non morirai annegato. 1962, è ancora qui a San Giovanni Rotondo, ho celebrato una delle mie prime messe nel 37 e voglio celebrare il mio 25esimo anno di sacerdozio. Ed egli disse, bene, allora io ascolterò la tua messa. Dopo la celebrazione avvenuta lì a qualche giorno, il 12 dello stesso mese, Padre Pio, facendo le sue congratulazioni al festeggiato, disse, allora prenotati anche il 50esimo, io però non ci sarò, tu sì. La parola fissa di Padre Pio era una data, il 50esimo di Padre Giambattista Lo Monaco, che era il 12 luglio 1987. Lui quindi 12 luglio del 1987 doveva essere qui a San Giovanni Rotondo e celebrare il suo 50esimo anniversario di sacerdozio. Nel 69 però, soltanto 7 anni dopo il colloquio con Padre Pio, ebbe un infarto, un incidente di percorso che riattivò di nuovo tutte le forze di padre Giambattista, che si rimise di nuovo nel suo servizio di sacerdote. Quando l'anno giubilare appariva all'orizzonte, al 1987, una serie di scossoni sulla sua salute, pressione alta e minima, valori che preoccupano, tanto che il cardiologo gli prescrive assoluto riposo. Allora lui comincia a pensare che è fatta, lascia perdere quella giornata del suo giubileo sacerdotale e pensa più all'incontro con il Signore. 26 aprile 1987, nella sua cittadina nativa, Casteldaccia, si inaugurava il monumento dedicato a Padre Pio. Lui non può mancare, è stremato, ma ce la fa, si presenta e anche lui presiede a questa cerimonia. In quell'occasione era sceso giù a San Giovanni Rotondo anche padre Marcellino, che racconta questo episodio, e lui raccolse il suo dissapore. Gli disse, non credo proprio di potercela fare, padre Marcellino, non credo di poter soddisfare quel desiderio di padre Pio, luglio è alle porte, le mie forze non ce la fanno, il viaggio poi è lungo, come devo fare? E padre Marcellino lo rassicura, stai tranquillo, padre Giambattista, tu di sicuro celebrerai il tuo 50esimo a San Giovanni Rotondo come ha detto padre Pio. E se ti ha garantito per ben 3 volte, tu sarai qui a celebrare. 12 luglio 1987, padre Giambattista è qui a San Giovanni Rotondo per festeggiare il suo giubileo sacerdotale, come aveva detto padre Pio. E padre Marcellino era con lui sull'altare.
figlio spirituale di Padre Pio, Padre Giambattista lo Monaco, attivo, zelante sacerdote, ha concluso serenamente la sua vita terrena il 28 marzo 1999, alla bella età di 87 anni, essendo nato il 19 marzo del 1912.